Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, non dico di essere contento in questo video, ma quasi, perché finalmente tornerò a parlare di dispositivi. Qua sulla mia scrivania potete vedere già la confezione di vendita di questo dispositivo, però attenzione, non è quello che credete, è una cinesata. Sì, una cinesata assurda, ragazzi, che in questo video vi dirò se vale la pena comprare e andrò anche ad elencare i suoi pregi e i suoi difetti e le difficoltà che si avranno durante l'utilizzo di questo dispositivo. Infatti, eccolo qua, io lo tengo già al polso e sì, è uno smartwatch. Beh, ragazzi, ho avuto anch'io alcune difficoltà, soprattutto nella configurazione, però quando mi hanno proposto di provarlo, ero anch'io scettico di provare questo dispositivo, poi mi sono convinto e mi sono detto: perché non provare Cinesoni per poi parlarne sul mio canale? Adesso sono qui, dopo circa più o meno 2 settimane di prova, sono pronto a dirvi la mia, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, eccomi qua. Prima di andare avanti, beh, voglio subito dirvi che prima di girare questo video ho contattato le persone interessate e gli ho parlato un po' di questo dispositivo. Gli ho detto tutti i suoi pregi, tutti i suoi difetti e le difficoltà che un cliente poteva incontrare, soprattutto nella configurazione. Quindi, dopo avervi detto questo, beh, magari non vi lascerò nessun link di riferimento al negozio di questi miei amici online, ma vi lascerò comunque qualche link d'acquisto qua in basso in descrizione alla fine di questo video. Ma detto questo, passiamo a parlare di quella che è la confezione di vendita, che già lo sapete. Quando parlo di dispositivi, passo a parlare sempre dalla confezione di vendita. Come potete vedere, anche la confezione di vendita, beh, mi ricorda un po' il Galaxy Gear di Samsung, e anche lo smartwatch di Z09 presente al suo interno mi ricorda lo stesso stile, che oltre a lui nella confezione troviamo anche un cavetto USB, micro USB, che ne consente la ricarica, e un manuale delle istruzioni sia in lingua cinese e sia in lingua inglese. Come potete vedere, nella parte superiore la cornice del display è rifinita in alluminio, porta un display da 1,5 pollici capacitivo. Nella parte superiore troviamo la fotocamera e il microfono di sistema. Nella parte inferiore il pulsante della home rifinita in plastica. Sul lato sinistro troviamo lo sportellino dove vado a ospitare il connettore micro USB che ne consente la ricarica. Sulla parte posteriore troviamo il vano d'accesso alla batteria. Proprio sotto la batteria troviamo gli slot per poter inserire sia la SIM e sia la micro SD card. E per finire troviamo un comodo cinturino totalmente in gomma che non crea nessun tipo di fastidio, anche se indossato a lungo termine. Ragazzi, beh, come potete vedere, lo sto indossando e non mi crea problemi, è abbastanza comodo da indossare. Ma dopo avervi presentato un po' lo smartwatch di Z09, passiamo a parlare di quella che è la configurazione, diciamo in parte semplice e in parte un po' rompiscatole, ragazzi, passatemi il termine, ma è così. Allora, come prima cosa da fare, dobbiamo connettere lo smartwatch al nostro smartphone, quindi recarci nelle impostazioni Bluetooth, fare la ricerca e voilà, la connessione avviene in modo davvero molto semplice, proprio come altri dispositivi di questo genere. L'altra cosa da fare è recarci a Play Store e scaricare l'applicazione BT Notification. Una volta scaricata e installata, come prima cosa da fare, l'applicazione ci chiede di amministrare il dispositivo, quindi richiamoci nell'apposita sezione, attivare i permessi di amministrazione e voilà, siamo all'interno dell'applicazione con il nostro smartwatch connesso. Là dove possiamo attivare tutti i servizi come la ricezione delle notifiche, delle chiamate, messaggi, possiamo attivare la notifica di connessione nella barra delle notifiche e altre comode impostazioni. Ma quello che interessa a noi, come potete vedere, dal menu di questa applicazione possiamo scegliere tutte le applicazioni di cui vogliamo ricevere le notifiche. Però, ragazzi, una volta che siamo entrati in quella sezione, notifiche, applicazioni, beh, credetemi, non è tutto oro quello che luccica. Possiamo selezionare tutte le applicazioni che vogliamo, però state ben certi che di tutte quelle applicazioni selezionate, sia personali che sia di sistema, non riceveremo alcun tipo di notifica, se non per le chiamate, che quelle funzionano abbastanza bene. E proprio parlando di chiamate, questo smartwatch, beh, l'unico punto a suo favore. Dallo smartwatch possiamo avviare oppure ricevere una chiamata.
e credetemi si sente anche abbastanza bene. Io con l'interlocutore non ho avuto nessun tipo di problema e credetemi ragazzi, questa cosa è davvero comoda. Poi per quanto riguarda l'invio delle chiamate, se vogliamo chiamare qualsiasi numero dalla nostra rubrica, per fare in modo che tutti i numeri dello smartphone siano presenti sullo smartwatch, dobbiamo recarci nuovamente nelle impostazioni Bluetooth del nostro smartphone, cliccare sul dispositivo connesso, in questo caso lo smartwatch di Z09, dalle impostazioni attivare la voce rubrica e registro chiamate. A quel punto sul nostro smartwatch, ed ecco qua, come per magia compaiono tutti i numeri della rubrica del nostro smartphone, e da lì possiamo selezionare il numero che ne vogliamo, oppure possiamo aprire il tastierino numerico per digitare qualsiasi altro numero e parlare. Ragazzi, credetemi, stile supercar, è davvero una figata. Come vi ho detto all'inizio di questo video, lo smartwatch è dotato anche di una sua fotocamera, solo che per essere utilizzata prevede l'inserimento di una micro SD card, ma non solo la fotocamera, anche il registratore vocale e altre applicazioni presenti su di questo smartwatch. Rimanendo a parlare della fotocamera, come potete vedere, essa funziona abbastanza bene e riesce ad inquadrare quello che vogliamo senza alcun tipo di problema. Ragazzi, ve lo ricordo, se volete utilizzare la fotocamera, non dico di utilizzare lo smartwatch con la SIM, ma se volete utilizzare le applicazioni come registratore e fotocamera, vi consiglio di inserire una micro SD card che magari può tornarvi utile. Lo smartwatch con sé porta anche una cosa molto carina, ed è la personalizzazione tramite watch face. Beh, quelle poche watch face che porta, diciamo che mi sono piaciute così così. Per attivare queste watch face basta spegnere il display del dispositivo tramite la pressione del pulsante home e premerlo nuovamente una volta per avere accesso a watch face di questo smartwatch, e per poterle cambiare basta un singolo tocco sul display per poterle cambiare e scegliere quella che vogliamo. Purtroppo l'unica personalizzazione di questo dispositivo è questa qui, cambiare la watch face di tanto in tanto. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e non posso far altro che parlarvi della batteria. La batteria, beh, si ricarica in poco meno di 2 ore, anche perché abbiamo al suo interno una 380 mAh, e la durata di questa batteria, beh, varia a seconda dell'utilizzo. Se lo teniamo connesso solamente in Bluetooth, ricevere oppure effettuare chiamate, ragazzi, dura all'incirca una giornata, ma se lo portiamo così a posto, ragazzi, dura circa 3 giorni. Credetemi, la batteria circa 3 giorni riusciamo quasi a coprirli. Cosa ne penso di questo dispositivo? Allora, voglio subito dirvi che l'acquisto di questo dispositivo, beh, varia da persona a persona e soprattutto è soggettiva la cosa. Io personalmente non l'acquisterei se non per avere la figata di parlare direttamente tramite chiamata dallo smartwatch. Beh, credetemi, lo ripeto, è davvero una figata. Però se lo dovessi comprare io personalmente, ragazzi, non lo farei. E l'utilizzo di questo smartwatch sicuramente io lo destinerei a tutti quei bambini che vogliono entrare a far parte del mondo degli indossabili e soprattutto dello smartwatch. Quindi con una spesa minima di 15, 20 o magari 25 euro riuscite a regalare uno smartwatch ai vostri bambini e farli entrare a far parte di questo mondo. Quindi se volete acquistarlo, vi lascio qualche link di riferimento qua in basso nella descrizione. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, ragazzi, e se anche voi ne possedete uno, se siete riusciti ad attivare quella maledetta ricezione delle notifiche direttamente dallo smartwatch, me lo faccia sapere sempre qua in basso nella descrizione. E se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, ragazzi, perché ci tengo, eh. E adesso, beh, ragazzi, sta per partire un'animazione che sono riuscito a creare in questi giorni. Voilà, animazione partita. Qui alla mia sinistra compariranno 3 pulsanti, infatti eccoli qua, che vi stanno ad indicare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale a crescere. Ragazzi,
like per questo video e soprattutto per questa animazione che sono riuscito a creare. Credetemi, ci sto mettendo tutto il mio per creare un'animazione decente, beh, è l'unica che sono riuscito a creare in poco tempo. Tutto il resto già lo sapete, sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, di cui è diventato il mio social primario, là dove posso parlare con tutti voi. I link li trovate sempre qua in basso nella descrizione e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!